Ponte Milvio, chiesa Gran Madre di Dio, ore 15. Se n'è andato Bob Lovati, se n'è andato tra l'ovazione di una platea innamorata, bianco-celeste i colori del cielo e bianco-celeste le tinte scelte da Bob. Una storia passata nella Lazio, da portiere ad allenatore, da dirigente a osservatore. Una vita lunga, 83 anni, trascorsa lentamente con l'effigie dell'Aquila nel cuore e con tanta storia consumata giorno dopo giorno al fianco della sua Lazio. Scrivi Lovati e leggi Lazio, recitava un vecchio striscione della Curva Nord. E le 2000 anime biancoceleste accorse per l'ultimo saluto ne è stata testimonianza vera. Tanti personaggi legati al mondo Lazio che si sono susseguiti ai nostri microfoni per ricordare Roberto Lovati. Un uomo discreto, un uomo di grande cultura, di grande eleganza, con una parola soltanto ed era quella giusta, con un sorriso soltanto ed era quello giusto, un uomo che ha lavorato per la Lazio, che ha fatto la Lazio, che meritava più attenzione, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, perché un uomo che arriva a quell'età, uno dovrebbe accompagnarlo, è come Gassman, quanti anni ha? 80? Quanti rimarranno da vivere? Non lo so, però facciamogli fare teatro finché vuole. Fellini, quanti anni ha? Fa come fa il cinema, non incassa, chi se ne frega. Però un uomo del genere avrebbe ancora portato un altro Stankovic, un'altra persona alla Lazio, un uomo attento, poteva leggere le schede che faceva dei calciatori che io seguivo ogni tanto con il mio amico Cellini, con Tommaso, e dovete leggere delle schede bellissime di calciatori ancora in fasce che poi hanno dimostrato di essere quelle che lui ha raccontato che sarebbero stati. Per cui, sai, di razzialità se ne parla tanto, di mancanza di identità se ne parla tanto, lui sarebbe stata la persona giusta al posto giusto, al momento giusto, come tanti altri. Non siamo noi certo a dovercene ricordare solo oggi, noi ce ne ricordavamo anche ieri. Io un ricordo l'ho conosciuto di una persona molto molto discreta che veniva in punta di piedi a Formello, quanto poi Formello era casa sua, perché la Lazio era casa sua, ma veniva come un ospite, soprattutto veniva quando le cose non andavano bene, e da uomo da campo io questo l'ho apprezzato molto, e veniva con la sua signorilità e soprattutto dicendo sempre una buona parola, sempre in termini positivi, non entrando mai in meriti in termini tecnici. Qualche volta l'ho visto con la mia famiglia a Campagnola, che era la sua sede, dove andavo a mangiare la matriciana, anche perché erano i primi periodi di Roma, e lo vedevo sempre lì e veniva sempre in questa maniera elegante, cortese, a salutarmi. Questo è il ricordo che ho, tipo era slanciata, e quindi oggi è un dolore immenso, perché sono quelle persone che tu pensi che rimarranno sempre come simbolo e pensi che non se ne andranno mai, purtroppo però la vita è questa. Cielo, più in alto sempre volerà. Sì, no, era una grandissima persona, noi giocatori era sempre vicino, veniva tutte le settimane sempre a trovarci, almeno nei miei 11 anni era sempre lì, dispiace perché è una grossa perdita. Mi chiedeva sempre Inzaghino come andiamo? E io dicevo bene Bob, allora tutto a posto. Con tutti, dai più grandi alle prime squadre, ma andava sempre a guardare anche i ragazzi, il settore giovanile, senz'altro un esempio per tutti. Cosa vi lascia Bob Lovati? Un grosso vuoto, perché era una persona importantissima per la società e per tutti. Se n'è andata un'aquila vera, che in campo faceva dei voli la sua ragion d'essere. Se n'è andato per molti un amico, per tanti una bandiera, ma per tutti semplicemente se n'è andato Bob Lovati. Gli applausi lasciano spazio all'emozione, l'ovazione segue nel silenzio il feretro fuori dalla chiesa. Sciarpe al vento e la Lazio che si inchina è una città che si ferma. Passa Bob, che sorride con il suo solito sarcasmo. Non è più vecchio, non è più stanco. C'è solo il suo spirito giovane che resterà per sempre con noi. Spicca al volo, l'ultimo, il più grande di ogni sua prodezza fra i pali. Un volo lungo l'eternità. Ad attenderlo, nel firmamento bianco-celeste, i suoi vecchi amici. Lenzini, Maestrelli, Rececconi, Frustalupi, Ziaco e il resto dello stellone laziale. Ciao, caro Bob. Starai per sempre con noi. Non ti dimenticheremo mai. Tutte le bimba mette sempre la più bella e lo riporta